Se io vi dicessi, proviamo a essere calmi quando ci arrabbiamo, che voce dobbiamo usare? Bassa? Beh, non chi ha letto certi libri di uno scrittore, no? Non prendete... Diciamo, la persona comune che non sa... Che voce bisogna usare quando se uno vuole essere calmo? Una voce calma. Che cos'è una voce calma? Una voce pacata. Che cos'è una voce pacata? Cosa sarà una voce pacata? Abbastanza lenta. Abbastanza lenta, ma tu già hai possiedi del parte del codice. In realtà, sì, profonda. Quindi una voce che ha delle componenti basse piuttosto particolari. Alla Ciro Imparato. Ma anche Ciro Imparato si arrabbiava. Poi a un certo momento ha cominciato a pensare che arrabbiarsi fosse una cosa veramente non solo riprovevole, ma dannosa. Dannosa a noi, dannosa alle persone che abbiamo attorno, dannosa per i nostri figli, dannosa per il nostro business. Perché parliamo di quello. È profondamente dannosa per il business, perché è vero che io vado in azienda, mi arrabbio e tutti seguono le mie indicazioni, ma questo deturpa il rapporto, deturpa il clima, crea delle conflittualità, non riusciamo a gestire i rapporti per come dovrebbero essere gestiti. Poi andiamo dalle società di consulenza e chiediamo di fare i corsi di team building perché gli altri risolvano quello che noi abbiamo creato nelle aziende, perché in effetti questo è quello che succede. Bene, se si possiede il codice della voce calma, si è in grado di poter reagire in maniera non reattiva. Ovvero, se io posseggo il codice della voce calma, qualunque cosa mi capiti, sono in grado di mettere in atto questo codice, che adesso vi spiegherò. Una volta messo in atto questo codice, che è acquisibile da tutti in pochissimo tempo, che è facile da imparare ed è facile anche da poter mantenere nel tempo, nel senso che quando una persona impara questa cosa rimane per ormai molti anni e diventa parte di sé, quando tu usi questo codice, inevitabilmente tutte le situazioni della vita che prima non avresti saputo affrontare vengono affrontate in maniera risolutiva e con la capacità di portarle dove vuoi tu. Mi è capitato 10 minuti fa. 10 minuti fa ero al semaforo, un signore non italiano che mentre io mi stavo accostando alla sua macchina, lui era qui, io ero qua, sono arrivato, peccato che suo figlio stesse uscendo dalla macchina in mezzo alla strada aprendo la portiera, ma ovviamente lui ha pensato che la colpa fosse mia e aveva tutte le sue buone ragioni. Ha cominciato a inveire, a dire, a fare, ah, perché lei allora qua... Guardi, siamo sulla strada, probabilmente... Forse era meglio per far scendere qualcuno che si accostasse al marciapiede. Sì, però qua lei ha fatto perché mi ha messo sulla destra. Ma guardi, veramente siamo sulla strada, se lei fosse andato un poco più avanti, ma ricordi anche che non è capitato nulla, per cui probabilmente sì, però d'accordo, però la prossima volta. Guardi, io probabilmente adesso andrò avanti per la mia strada, anche lei è una bella serata, per quale motivo stare qua a prendere? È andata esattamente così, esattamente così. Perché? Non perché io abbia usato chissà quale artificio, ma perché so perfettamente che nel momento in cui tu ci credi, l'altro ci crede.